La serata di stasera, la serata di stasera, non ve lo voglio dire, ma è una cosa tremenda. La serata si chiama Chi ha ucciso Clovujo. Vi presento le persone che potrebbero averlo ucciso. Intanto io, Carlo Scribacchino da Strapazzo, che si presta a tutte le peggiori cose. Adriano della P2, P3, P4, P5, generale in pensione, anzi in albergo oserei dire. Luciano, guardatelo qua, comunistaccio malefico, essere veramente immondo, colui che mangia bambini, bambine, donne, militari e ragazzi, non si ferma solamente a quelli. Guardate che faccia, guardate che faccia, che faccia, guardate che faccia. L'ombroso avrebbe da dire cose inenarrabili, inenarrabili. Questa è la mano dell'assassino. Vedete quanti cadaveri? Di quanti cadaveri è costellata la strada? Vedete qua? Guardate quanti poveri morti esposti all'udibrio pubblico. Qui e anche lì, guardate tutti uno dietro l'altro. Morti, poveracci. Oh mio Dio, che paura. Ma continuiamo con la presentazione del frequentatore della Suburra. Massimo, toscano fuggito dal Granducato, rifugiato in Puglia, non si sa per quali problemi. Alberto, forse l'unica persona seria del gruppo, forse, no. Forse. L'unica donna che partecipa con coraggio a questa serata malfamatissima. Come mai ella, una figurina così esile, bellissima, eterea, è caduta in questa Suburra? Ci dica. E così vede. Enzo, mamma mia, ragazzi, personaggio infido, veramente, assolutamente inaffidabile. Anche di peggio, anche di peggio. E soprattutto, signore e signori, adesso chi è di stomaco debole stia attento, perché ecco qui il peggio dei peggi, dei peggissimi. Pasquale in arte Porcelli, colui che sa e non ci dice, colui che ha portato e vorrebbe bere, colui che attacca etichette nottetempo alle bottiglie senza che la finanza, l'AIS, l'ASISCAT, le ferrovie dello Stato abbiano niente a che ridire. Una persona veramente infida. Però vedo che sta mettendo etichette. Senta lei, mentre lavora di Suburra, ci potrebbe ragionare perché Cappero sta mettendo le etichette a questi vini adesso? Beh, è semplice, perché non c'erano. Cosa abbiamo adesso? Clovujo. Clovujo. E neanche andando avanti, guardate qua. Clovujo. Clovujo. Ma sono tutte Roche de Belen. Belen. Ma è in che lingua è Belen? È in genovese? Belin, quello è Belin. Roche de Belen, tutti dal 1988 in poi, guardate qua che retro etichetta, Maison Roche de Belen, Claude Bougeot, Grand Cru. Si sta per iniziare lo spettacolo. Si inizi lo spettacolo, vedete? Qualcheduno prova a mangiare qualcosa e gli altri versano il vino. Come andrà a finire? Lo sapremo solo fra un po'. Panzerotto, non andare via senza il tuo profumo, che farei? Torna la mano dell'assassino, eccola qua la mano dell'assassino. Oh! I produttori della Borgogna che producono vini che sono praticamente destinati all'invecchiamento, ognuno di questi piccoli produttori mette da parte una quantità di bottiglie che si berrà nella sua vecchiaia. Immancabilmente, o per mancanza di tempo, o perché la vita gli si accorcia, o per un altro, per qualsiasi altro motivo, questi vini alcune volte vengono venduti. E questa azienda, per mero interesse finanziario, mai. Vedi? Questa dietro al cielo ha selezionato questi piccoli produttori e ha selezionato queste annate. Lui si chiama, scusa? L'azienda, lui è un celebre produttore che si chiama Nicolas Potel.
e ha fatto, che non si dice così ma si dirà in un'altra maniera perché è tuo francese, Nicolas Potel. Ah, Mecoyon, beh, bon. Nicolas Potel, che è un vignaiolo che ha una sua azienda a Nuit Saint-Georges, invece ha aperto un'altra azienda dove produce vino ma commercializza anche queste selezioni, invece a Bonn. In Germania. In Germania, sì, l'altro, la capitale. Dopo una nostra visita, il Nicolà ci ha praticamente omaggiato di queste 6 bottiglie che noi in verità volevamo comprare. Visto la nostra ferrea determinazione, ma state scherzando, come la manfrina l'avevate provata la notte precedente, come potrei farvi pagare? E ci ha appunto omaggiato la mattina, quindi non sono sue queste bottiglie, sono di produttori di Clos Vougeot, non sappiamo di chi, come, quando. La loro particolarità qual è? È che il Clos Vougeot è un terreno delimitato, tutto il Clos, che è il più grosso clos della Borgogna, che ha al centro praticamente il castello, è poi frazionato in tante piccole vigne di altrettanti piccoli produttori, fra cui ci sono quelli celebri e quelli meno celebri, fra cui c'è quelle che stanno più in basso e quelle che stanno più in alto, quelle che stanno accanto al castello e quelle che stanno dietro al castello, eccetera eccetera, quindi sono quelle che stanno in salita, quelli che il proprietario è maschio, ci sono quei misti come i terreni, quindi noi abbiamo 6 vini di 6 produttori in questi 6 bicchieri che vado. Abbiamo 6 vini di cui non sappiamo né babbo né mamma. No, possiamo dire. Vedete? Siamo già alle prime distruzioni. I primi bicchieri vengono distrutti. È colpa tua, Patrizia, è colpa tua. Hai versato il sangue della Borgogna e il sangue della Borgogna verrà la notte mentre dormi a tirarti i piedi. Allora Luciano, chi ha ucciso Clos Vougeot? Quale annata? 94. Enzo? 88. Massimo? Chi ha ucciso nel senso positivo? Non si sa se positivo, vabbè, chi ha ucciso Clos Vougeot? Ci dica lei, toscano trapiantato. 94. Porcellide? Io, nonostante questo erbaceo vegetale che si sente, 92. 92. Davide? 94. Ma c'ho qualche dubbio però. Alberto? 96. No, per non ripetere. Strano, ma il 96. No, 96. 88. Qui lo dico e qui lo nego. 93. Aspettiamo. Patrizia? 92. Siamo in due. Ed io fra di voi quale vino voterò? Proprio perché Patrizia mi sta particolarmente simpatica, io voto il 92 di Patrizia e poi usciremo cantando nella notte con il calice del 92 sotto braccio. Allora, silenzio per favore, guarda l'occhio è da 1990. Due. E quindi nella nostra bellissima degustazione, guarda l'orecchio, guarda l'occhio, chi ha vinto il 1992?